tolto la pellicola. C'è una pellicola blu che protegge la laccatura. Quindi sì, queste cose diciamo. Quindi questa attenzione, per il resto il montaggio è semplicissimo. Quindi se non ci sono domande, io sarei anche abbastanza, sì, non ho altro da aggiungere. Sì. Allora, praticamente tu c'hai due supporti. Sulla piastrella, allora ecco, per esempio, una cosa che differisce da prodotto a prodotto. Come sganciare questa parte dall'insieme? In alcuni casi a pressione, meglio, per, non si capisce, bisogna verificarlo praticamente concretamente. In questo caso io che cosa ho fatto? Ho preso un cacciavite, l'ho inserito nel foro, ho cominciato a ruotare e è venuto fuori che era filettato. Quindi come si fa? Si utilizza naturalmente questa parte, si scelgono le viti appropriate a seconda del tipo di muratura. Se è cartongesso possiamo stare su, cioè qui abbiamo scelto dei tasselli, delle viti molto forti, ma queste vanno direi soprattutto bene per la porta, che è un po' più pesante. Si può prendere qualcosa sempre per cartongesso un po' più, diciamo, un po' più semplice, con una tenuta minore, ma ugualmente vale. Quindi fisso questa parte, poi una volta inserito il tubo e via dicendo, non faccio altro che accostarmi e questo lo avvito e mi nasconde, tutto. Questo è il fissaggio della colonna. Per quanto riguarda l'attacco dei rubinetti, che forse è quella la parte un po' più delicata, allora sul discorso incasso doccia, prego, buonasera, sul discorso incasso doccia è molto delicato, lì sarebbe meglio riferirsi. Ok, sul rubinetto esterno, quando io ho i due tubi, acqua calda e acqua fredda, allora prendo un rubinetto doccia normale, all'interno trovo degli eccentrici che sono delle S, ok? E quelli dopo li metti in mezzo. Il rubinetto sta sotto, la colonna doccia sta sopra, oppure spostate, di solito è sopra perché è più pratica, quindi è una scelta anche libera. Il montaggio di quel rubinetto, non so, dico forse delle cose che magari sapete, col teflon per poter bloccare nella parte a muro, mettere in bolla giocando sugli eccentrici e poi chiudendo con la chiave appropriata. Sì. Sì, il dramma è quando c'è un miscelatore, è da mettere uno di colonna tipo quello. Quello che è un termostato. Beh, no, ah, perché è tutto assieme un blocco. Perché lì alle due uscite, mentre se c'è un miscelatore preesistente non dà quella possibilità, bisogna rompere il muro. Sì. E attenzione, perché di sotto c'è la signora che arriva. Ah, vieni a montare. Sì. Ci sono poi, diciamo che la letteratura dei casi strani è finita. Ma quasi da votare. Sì, insomma. L'azione tipo eccentrico. Allora, non mi è mai capitato un caso in cui l'idraulico che ha messo le uscite a muro le abbia messe a misure assurde. No, più o meno. Di solito è 15,5. Sì. Forse anche 16, 17. Ruotando questi eccentrici io posso ampliare o stringere. Quando si comprano i rubinetti hanno già in dotazione questi eccentrici, quindi tante volte si utilizzano quelli che ci sono già, comunque se non ci fossero ci sono. Mezzo pollice a muro, 3/8 nell'attacco al rubinetto, questo è il diametro dell'eccentrico. Quelli a muro mezzo pollice.
quello invece l'attacco rubinetto 3 ottavi. A meno che non sia a meno che non siamo a casa di no, oppure le docce quelle con come si chiamano con quelle in cui hanno tutti gli spruzzi idromassaggio tipo idromassaggio perché quelle hanno bisogno di un 3/4 quelle sì perché sì. Anzi quelle generalmente anche chi le compra non sa che ha bisogno di una certa portata d'acqua per farle funzionare. Sì, sì. Infatti il discorso pressione è più ancora più importante. Allora piuttosto è meglio magari esatto. Arrivare con i bagni, se le capita di far su qualcosa, magari buonasera, con un quadri, che per ridurre è facile, ma se ha bisogno di portata non ce l'ha. Per ridurre mette un riduttore, insomma, certo. non ha nessuna certo. Difficoltà. No, è l'aumentare che è un problema. Sì. L'aumentare è un problema. Perché gli alti oppure sì, certe situazioni in base. Bene. Ma sta piovendo? Sì. Potrebbe essere sì, a meno che non sia da sentire sto rumore. Non si è perso un rubinetto che sta a proposito di rubinetto. Bene, grazie. Sì. Bene, grazie a voi. Adesso andate a far disastri. Devo dire questa seconda parte è molto semplice. Vedrete se vi cambia. Bene, buona serata. Grazie. Buona serata. Alla prossima. Stasera non avete ricordi? Dimenticavo la carta. Io lo prenderò sabato. Sì, sì. Priscilla in cassa. Buonanotte. Che cassa? La 3. Abbiamo finito noi.